Ciao, io sono Jessica e questa è una nuova Esta Tip. Uno dei primi video che ho pubblicato sul canale è stato il tutorial di Blogger, ve lo lascio qui nel puntino con la i. E nei commenti a quel video, ma anche in privato, tanti di voi che utilizzano Blogger mi hanno fatto una domanda in particolare. La domanda fatidica è: come faccio ad inserire nei menu, oltre alle pagine, anche le categorie per facilitare la navigazione all'interno del sito? Quindi, oltre alla home page, dove trovo tutti gli articoli dal più recente al meno recente, e oltre alle pagine statiche, come posso inserire una voce all'interno del menu che mi permetta di vedere solo gli articoli che fanno parte di un determinato argomento? La risposta a questa domanda è: con Blogger non si può. Perché, a differenza di altri strumenti come WordPress, ad esempio, in Blogger non ci sono le categorie, quindi possiamo creare articoli e pagine, ma gli articoli non possono essere suddivisi in categorie. Non vi preoccupate però, perché c'è un escamotage che possiamo attuare per facilitare ugualmente la navigazione a partire dai menu principali. Quindi all'interno dei menu, oltre alle pagine, possiamo inserire delle voci che ci facilitano ugualmente la navigazione. Per fare questo ci vengono in aiuto le etichette. Infatti, ad ogni articolo possiamo assegnare delle etichette, dei tag, questo anche in WordPress e altri strumenti, ovviamente. È proprio da qui che dobbiamo partire per strutturare poi il nostro menu. Nel layout di Blogger trovate due gadget che potrebbero sembrarvi utili. Uno è quello delle etichette, in realtà non lo utilizzeremo perché ci permette solo di inserire etichette, ma nient'altro all'interno di quel menu. Il secondo gadget, che invece è quello che ci serve, è il gadget pagine, perché oltre alle pagine nei menu possiamo inserire anche link esterni. Vi ho già detto troppo? Quindi entrate su Blogger con le vostre credenziali di Google, aprite la dashboard del vostro blog e guardate il tutorial per vedere come fare ad arricchire i vostri menu. Ciao! Ogni volta che creiamo un post, andiamo in Impostazioni post e ricordiamoci di inserire nel campo Etichette le parole chiave di questo post, quindi una sorta di categorie a cui appartiene ogni post. Sotto ad ogni post compariranno le etichette che sono state assegnate, in questo caso ce n'è una ed è Sessione. Cliccando sulla singola etichetta possiamo accedere alla pagina che ci mostra tutti i post a cui è stata assegnata quella determinata etichetta, quindi in questo caso tutti i post che hanno l'etichetta Sessione. Questa pagina, che visualizza tutti i post, ha una URL precisa, quindi un indirizzo preciso. Prendiamo questa URL, quindi la copiamo, torniamo nella dashboard di Blogger e selezioniamo Layout. Qui, se abbiamo già il gadget pagine, lo possiamo modificare, altrimenti clicchiamo su Aggiungi un gadget e cerchiamo il gadget pagine e cliccando sulla più lo aggiungiamo al layout. In questo caso c'è già, quindi clicchiamo su Modifica. Come vedete, qui possiamo aggiungere le pagine che abbiamo già inserito all'interno del blog, quindi che vanno a far parte di questo menu. Pagine, oppure link esterni. Noi clicchiamo proprio su Aggiungi link esterno. Inseriamo il titolo della pagina, ossia la voce di menu che vogliamo che appaia, quindi in questo caso Sessioni, e nel campo sottostante andiamo ad incollare la URL che abbiamo copiato prima, quindi la URL che ci riporta alla pagina con tutti gli articoli che hanno questa etichetta. Salviamo il link, lo andiamo a posizionare nel punto del menu che preferiamo e salviamo. Clicchiamo su Salva disposizione e, tornando sul nostro blog, vediamo che oltre alle pagine statiche che avevamo già inserito all'interno del menu, compare la voce Sessioni, che ci riporta alla pagina con tutti i post che hanno l'etichetta Sessione. Bene, avete visto come arricchire i menu dei vostri blog con le voci che vi riportano a determinati argomenti. Qui vi lascio i due video di cui vi ho parlato. Quello in alto è il tutorial di Blogger. Sono passati 2 anni da quando l'ho pubblicato, ma lo strumento non è cambiato. Io però ho cominciato a parlare un po' più velocemente. Quello sotto, invece, è il tutorial di WordPress. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e condividilo sui tuoi social. E se non sei ancora iscritto, puoi iscriverti cliccando sul pulsante rosso Iscriviti qui sotto al video.
In ogni caso ricordati che c'è un video nuovo sul canale ogni lunedì. Ciao!